Ragazzi, il video che state per vedere è stato registrato in verità per venerdì scorso quando ci doveva essere la live dell'Italian Gathering League. Invece lo riutilizzo per oggi anche perché comunque era il contenuto in verità pensato per oggi, quindi mi sono sbagliato perché ci sarà il qualifier domani. Vi dico questo e lo metto a inizio live perché ci possono essere dei riferimenti sbagliati. Io dico stasera, vedete la non c'è live stasera, oggi è venerdì. In verità c'è una live su un altro canale, vado a fare il commentatore eSport per l'Atleta League, ma questo sti cazzi non interessa. Buon video. Emergent Ultim, no, volevo dire Binding the All Gods, che è l'unica carta di questo mazzo che ho cartacea praticamente, perché sti Emergent Ultimatum non sono usciti. Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video e chiaramente come al solito prima di cominciare un piccolo favore che vi chiedo, un like sulla fiducia su questo video così non vi dimenticate, poi non lo so se finirete di vederlo tutto, magari lasciate un commento per farmi sapere cosa ne pensate e cosa no. Stiamo per andare a eseguire un nuovo video di testing, quindi un format che come sapete è diverso qui sul canale, dove io chiacchierò molto di meno, mi concentro molto di più per cercare le giocate giuste, corrette, perfette e incredibilmente efficaci nel tentativo di portare a casa la pagnotta con il mazzo che ho scelto. Ormai l'ho veramente già scelto e sono contento di aver avuto un po' di tempo quindi per testarlo, per il qualifier che giocherò la prossima settimana in streaming, quindi sabato 15, vi ricordo. Invece domani ci sarà l'Arena Open, non so se lo giocherò in streaming, forse faccio in tempo, forse no. In caso, guardate le mie storie di Instagram, in descrizione trovate tutti i link per seguirmi in tutti i miei social possibili, quindi direi che non dovreste avere difficoltà in tal senso. Allora, prima di cominciare, un altro prima di quante volte ho detto prima di cominciare in questo video? Forse solo due? Vabbè, allora ci sta. Una premessa, questa sera invece alle ore 7 circa sarò live sulla pagina di Italbasket, quindi la pagina ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, la FIP, per commentare insieme ad Andrea Picilio, un ex nazionale azzurro di basket, vero? L'eBasket, cioè la i-nazionale di basket che si giocherà il FIBA eSport Open versione 3 contro appunto altre nazioni e speriamo che possa vincere, visto che ha vinto il FIBA eSport Open 1, mentre al secondo purtroppo è stata eliminata dalla Turchia. Successivamente invece sul canale dello zio Garbe, quindi del mio compagno di merende, andremo a commentare quello che è l'MTG Italian Gathering, una cosa del genere si dovrebbe chiamare, che è una completa, insomma, come si dice, un'iniziativa di Fabrizio, totale, globale e fantastica, che ha coinvolto tutte le community di tutti gli streamer content creator che ci sono in Italia. Quindi non i giocatori, ma gli streamer. Verrà commentata la finale da me e lui domani. Tra l'altro, per gli insiders abbiamo un top Ottaro. Grande Panda Bamb. Ricordate che c'è anche il video sul canale in cui l'ho invitato dopo aver vinto la sua Insiders Cup con un mazzo fantastico, cioè Rakdos Burn. L'ho invitato qua sul canale ed è riuscito a fare top 8 in questo torneo, che tra l'altro era bello difficile, c'era un sacco di persone. Quindi io ti farò per lui, sì, ma dovrò essere imparziale. Quindi ti farò per lui dentro. Guardate come si ti fa per dentro per una squadra così. Avete visto? Ah, no, voi non lo vedete, era così col pugno. Ok, siparietto finito. Andiamo a capire qual è il mazzo che io ho scelto di giocare in standard per questo qualifier, che ripeto ci sarà il 15 qualifier standard, e per cui serve un allenamento bello costante da qui alla prossima settimana anche per cercare di andare a fare un risultato che sia chiaramente migliore di quello dell'ultima volta. Ho fatto 6-2 al day 1, arg, e speriamo di riuscire a portarvi un risultato migliore, appunto un 7-1, 7-2, 7-0.
Comunque, allora qui c'è tra l'altro la scritta della Ladder, l'abbiamo levata da Chosen One, eccolo qui, fantastico, sapete che ormai i miei mazzi si chiamano The Chosen One, e questa è la lista, tra l'altro ho giocato sul Tau Ultimatum in Historic, giocherò sul Tau Ultimatum anche in Standard, ebbene sì, credo che sia il mazzo meglio posizionato, o almeno il mazzo con il winrate più alto, non il meglio posizionato, è sbagliato, avete ragione, il mazzo con il winrate più alto. È sicuro contro il field, quindi nei non mirror è il mazzo che mi aspetto di veder vincere di più. Nei mirror non lo so. Come per l'altra volta, faremo una serie di video che ci avvicinano al qualifier, quindi non solamente uno, ci mancherebbe, e anzi uno e due perché escono oggi e domani, ma appunto cercheremo anche di modificare la lista a seconda delle necessità, se di necessità appunto si tratterà, perché ci sono delle cose su cui sono convinto, ci sono delle cose su cui sono meno convinto, e questo mi sembra che, insomma, posso tranquillamente dirlo. E l'evoluzione di questa lista da qui alla prossima settimana non so bene quale sarà. Comunque, andiamo a vedere questo mazzo. Questo mazzo è un mazzo control, alla fine è assolutamente all'interno delle mie corde e dei miei piaceri, perché alla fine di questo si tratta. È un mazzo control che cerca di giocare una partita comunque in cui controlla la board, non la mano dell'avversario, rampa e poi fa una carta che per quanto riguarda standard non può proprio essere one card combo, non c'è Lilianona quella vera di War of the Spark, c'è cioè la professoressa Onyx che la partita non la vince proprio, ma abbiamo comunque un sacco di mestizie e cercheremo comunque di vincere la partita sempre facendo l'Emergent Ultimatum che ti dà un vantaggio sull'avversario davvero enorme, visto e considerato che solitamente tira fuori due minacce o una minaccia a un turno addizionale. Quindi il mazzo più o meno sapete quello che fa, non ve lo devo spiegare io, non sapete com'è montato, andiamolo a vedere. Allora, le terre sono 32 più 33 e 34 e 35 e 36, un numero di terre abbastanza elevato per un mazzo Yorion, ma 4 sono terre modali bifronte, cioè scusate, carte modali bifronte, quindi direi che non c'è in questo abbastanza da spiegare. Secondo, mi sto trovando bene con Jewelry Disruption, senza dubbio, una carta che ho sottovalutato. E Secret Restoration non è che mi sia stata particolarmente utile nelle partite che ho giocato, però è una carta di Magic, è meglio di un'isola base, solitamente. Allora, giochiamo 4 Omen of the Sea, in questo formato possiamo giocarle, assolutamente, e anche se è una carta che per quelli che sono i matchup negativi di questo mazzo, cioè i matchup aggressivi, è una carta che spesso e volentieri ci fa perdere. Cioè, tante volte volete settarvi le pescate e evitate di fare un removal o un Wolfhill Haven e fate Omen of the Sea, ed è il motivo per cui perdete. Siete troppo indietro in board e poi non riuscite a recuperare la situazione. 4 Earthrealms Act e 3 Eliminate, pensate quanto è diverso il formato Historic da Standard. Earthrealms Act non lo giocherei mai in Historic, giocherei probabilmente Eliminate soprattutto per combattere non solo le creature ma anche l'Arset. Invece qua Eliminate ogni tanto sarà una carta morta, mentre Earthrealms Act più o meno prende tutto tranne Polukranos, perché a parte Polukranos veramente c'è poca roba con i segnalini adesso in giro. Mono White fa tanta roba con i segnalini. Giochiamo un Valky, che è una delle carte iconiche di questo mazzo, che serve comunque per chiudere la partita, e 4 Wolfhill Haven, che servono per rampare. Nel drop a 3 giochiamo 2 Mystical Dispute, e come potete vedere mancano totalmente i Cultivate. Allora ragazzi, sto giocando questo mazzo da un po', il win rate è alto, e poi a un certo punto ho deciso di cambiare, levare i cultivate, perché mi ritrovavo un sacco di volte che con solo 2, 4, 7 terre base solitamente finivo le terre base a suon di cultivate, e poi nei matchup negativi fare cultivate di terzo non mi sentivo mai a mio agio. Cioè dico, vabbè, sì, rampo Shadow Verdict, non lo so, non, o rampo Elder Gargaroth,
non sono mai riuscito effettivamente a far funzionare questo affare e questa cosa un po' mi ha destabilizzato al punto che io ho preferito levare i cultivate. E mi sto trovando molto meglio. Qual è la sostituzione che io ho apportato per il Cultivate? È questa. Carta District 7, Quadrix Cultivator, è una carta veramente, veramente che... la scelta del mazzo è ricaduta su Sulta Ultimatum perché c'è questa carta. Perché fatta presto, c'è cioè un turno prima con lo Philohaven, è proprio devastante. Ma in generale, anche fatta di quarto, se prima avete fatto un removal, è una tre quarto che si confronta bene con tutto il field aggro di... Tutto, addirittura Bonecrusher Giant viene ucciso, si scambia, è un blocco positivo, cioè tutte e due muoiono, e l'unica carta che praticamente passa sopra a Quantrix Cultivator è Lovestruck Beast. Per il resto anche un, come si chiama, un Mammut 3-3, se non c'è terra, non passa attraverso Quantrix Cultivator, finché non mette segnalini Luminarch Aspirant, non passa attraverso Quantrix Cultivator, Quantrix Cultivator vi fa mettere una terra, Quantrix Cultivator è un rampante che si può blinkare con il nostro Yorion, Quantrix Cultivator fa veramente tutto, quindi la mia scelta è stata 0 Cultivate, 4 Quantrix Cultivator, onestamente. Mi sto trovando molto 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 bene. Gioco un po' Lucranos, monocopia main deck. In fondo Rogue è un matchup. Se ce lo millano, alla fine siamo contenti di farlo. Ne giocheremo un altro inside. È una carta in cui io onestamente credo molto. Sì, credo anche molto in queste telefonate che sono sicuramente delle televendite. E al di là di questo vorrei trovare il posto per la seconda, ma adesso non la trovo. Binding the All Gods 4x. È un altro rampante, se ci pensate, quindi va bene e va bene giocarlo 4x, ma è la carta che sta più in bilico, ma veramente tanto in bilico, perché io vorrei levarne una copia e mettere un'altra roba a 2 che mi permetta comunque di interagire nei primi turni, e quella roba a 2 probabilmente è un monocopia di Flank. Perché? Perché Flank fa meno X, quindi riesce dove c'è dell'indistruttibilità. E ogni tanto dell'indistruttibilità, ragazzi, c'è. E per esempio, Immersum Predator, per esempio, la 3-1 che diventa indistruttibile se scartate carta. Insomma, è un. Io credo che Binding the All Gods in questo momento nel meta sia forte, prenda molte cose, però. Quanti planeswalker, quanti artefatti, quanti incantesimi dovete prendere? Forse non tantissimi, forse non così tanti da richiedere 4 Binding the All Gods. Quindi questa è una delle carte che sto valutando onestamente di sostituire. Poi gioco 3 Extinction Event e 2 Shadow Verdict. Questa è la mia scelta di Wrath, ho un'altra Shadow Verdict inside, quindi giocherò 6 Wrath in tutto. Mi sembrano sufficienti? Non lo so. Onestamente, giocare il quarto Extinction Event è un'altra cosa a cui io vorrei fare spazio. Però il mazzo sta comunque funzionando bene, si sta comunque comportando bene, quindi il quarto Extinction Event per ora non c'è. Invece c'è Baitful Mastery. Baitful Mastery è una carta che si sta comportando molto bene. Per ora è in prova, però si sta comportando davvero molto molto bene. Io credo che la possibilità di pagare 2, anche facendo passare una carta all'avversario, ma avere comunque un removal in più, tra l'altro che esilia anche qui, quindi esilia Polukranos, esilia la 3-1 che diventa indistruttibile, esilia Coma, esilia ha un po' di target, me la sta facendo prendere bene, ragazzi, è una bella carta. Io credo che, appunto, Flank, questa, forse 1-1 va bene come split, forse due di questi non sono male. Vediamo come si evolve il mazzo con le giornate, ok? Doppio Elder Gargaroth, molti mi hanno chiesto, ma perché giochi doppio Elder Gargaroth? Giocane uno, visto che vuoi giocare la Wrath in più, giocane zero, è una carta. Ah, secondo me, io sono partito e ne giocavo 4 in questo mazzo. Mi sono reso conto che effettivamente ci sono delle situazioni in cui non vince, ma ci sono delle situazioni in cui vince e basta. La possibilità di prenderlo da ultimatum, magari facendo una carta molto antipatica per l'avversario come Wrath o turno, e quindi facendoci
garantendoci di poter fare da Ultimatum Gargaros, che ci fa anche recuperare vite. Se notate, questo mazzo non recupera vite se non qui, cioè, e poi la professoressa Onyx, ma in una maniera un po' differente. Quindi secondo me 2 è veramente il numero minimo, veramente il numero minimo. Non, se volete giocare questo matto, non scendete sotto. Ok, poi c'è l'Ultimatum Package, quindi 4 Emergent Ultimatum, doppia Arund Epiphany, una Chiora Best of Sea God, un Vorinclex e una Professoressa Onyx. Ho visto che molte liste non stanno giocando Vorinclex recentemente. Io continuo a pensare che io ho giocato questo mazzo senza Vorinclex nel mazzo e tutte le volte che facevo Emergent Ultimatum dicevo vabbè, ma a me mi manca Vorinclex, cioè non posso fare Valky tra virgolette letale o la professoressa Onyx tra virgolette letale, o comunque insomma che fanno molti molti danni. Tra l'altro Vorinclex ferma Opposing Chiora Best of Sea God, può fermare quando c'è, non fanno Binding the All Gods. È una carta secondo me che poi è rapida, può chiudere le partite velocemente, non lo so. Se, dopo tutti i ragionamenti che ho fatto, voi direte certo, ma caspita, se gli slot li cambi, quelli che volevi mettere li metti qua, in un mazzo di 80 carte questi ragionamenti si possono fare e io li ho fatti. Mystical Dispute, perché non abbiamo parlato, ragazzi, si giocano counter main deck? Sì, sì, ci sono effettivamente dei matchup in cui vuoi counter main deck? Sì, se vi ricordate in Historic praticamente non li giocavo, giocavo un Pact of Negation e un Supreme Will. Invece gioco doppio Mystical Dispute perché è la carta che meglio protegge Emergent Ultimatum, perché si fa semplicemente a uno e poi alla fine è un mana leak brutto, però che countera un po' tutto. Mi sono trovato bene con due copie, più le due vari Destruction, possono salvarvi il culo, quindi io vi consiglio di utilizzarle. La side, io ragazzi per ora non è che è proprio finita, c'è bisogno ancora di lavorare, comunque ringraziamo Wizard of the Coast per la nuova interfaccia della side perché è meravigliosa. 4 Dures, non si scappa, dovete giocarle, non credo che si possa scendere. E è una carta che non sto toccando, serve contro Control e serve contro UR, può servire contro quei mezzi combo che esistono nel formato, cioè Titan Nest e come si chiama, Transmogrify. Ripeto, scendere a 3 è una cosa che sto ogni giorno, mi sveglio la mattina e dico voglio scendere a 3 Dures perché è una carta che non mi piace e poi alla fine non c'ho il coraggio, quindi vuol dire che è forte. Doppio Negate, a me ragazzi, ve lo dico, volendo ve lo dico pure a tutto schermo, eccomi qua, a me Test of Talents non mi piace. Test of Talents non mi piace perché? Perché sì, è un simil Negate che guarda la mano e che ogni tanto fa cranial, però intanto non prende Planeswalker incantesimo e a me sta cosa mi sembra relevant, cioè nel senso non... sicuramente per i Planeswalker, magari incantesimi no, poi il giorno che beccate Tianfamun con il suo mega galattico e fantasmagorico Four Color Doom piangete, e invece è meglio Negate. Test of Talent è, a me sembra, cioè non è che se tu quando counteri Ultimatum e il counter entra hai pure bisogno di levarglieli tutti dal mazzo per non fartelo rifare. Lì fondamentalmente la partita è quasi già finita. Quindi non trovo una grande utilità in Test of Talents, vi dico la verità. Polukranos lo voglio assolutamente raddoppiare, lo raddoppio. È una carta che non uscirà da questa side. Poi c'è doppio Mazeman Tom. Anche questo per ora in prova, ma mi sta convincendo tantissimo, non credo che li leverò. C'è l'Eliminate, quindi l'ottava removal, anche se c'è Baitful Mastery e anche se le carte sono tante, questa è una carta che io posso valutare di levare, ma i matchup aggro mi fanno molta paura. C'è la sesta Vratta, questa secondo me è intoccabile, e c'è un Elspeth Nightmare, che poi tra l'altro, pensate ragazzi, risulta come l'unica roba contro cui noi, cioè con cui noi riusciamo ad intaccare il cimitero altrui. Io vorrei eliminare questo Eliminate e questo Elspeth Nightmare per mettere due Cling to Dust, che mi sembra la carta che il mazzo vuole, la vuole contro Rogue e in generale la vuole un po' contro tutti. Questa è una grande verità.
Shadow Verdict, ne abbiamo parlato. Doppio coma, coma cose, coma ti manda in coma. Coma le vince le partite, ragazzi. Le vince abbastanza facilmente. Io non lo so, non scenderei sotto le due perché è qualcosa sicuramente in più che spacca il mirror. Però questa è una carta su cui potete pensare, effettivamente. Questa è una carta su cui potete pensare. Allora, ce ne andiamo in ladder, anche se sapete che a me non piace la ladder. Lo faccio perché i mazzi sono generalmente più settati bene. Non si trovano grossissime sorprese e noi ci dobbiamo allenare contro il field cercando di capire che cosa capita. Quindi adesso in poi cerco di chiacchierare di meno. È un po' veramente una prova di concentrazione anche la mia. Ogni click, ragazzi, il consiglio migliore che vi posso dare è ogni click, prima di farlo siete convinti, pensate un secondo e poi fatelo. Per esempio, lui non ha companion, io non ho doppio nero, però ho una giocata a 2, una giocata a 4. È una mano con cui si potrebbe tranquillamente morire, però non mi sento di mulligarla perché mi sembra una mano comunque bilanciata. Cioè avere Valky di secondo per vedere la mano, prendere una creatura e magari trasformarlo è molto buono. Adesso che ho scoperto chi è il mio avversario, cioè dovrebbe essere sul tie control. Wow, sono riuscito a... Ah no, invece è Titan Nest. Che ha doppio Titan Nest in mano? No, uno solo. Decide di non fare peso morto. Noi peschiamo una carta ottima. E visto che abbiamo sia questa che questa, io qui non ho pensato al click, invece devo pensarci. Credo che sia assolutamente corretto e giusto prendere in mano Yorion per poi far funzionare meglio tutti i nostri incantesimi. Ogni click almeno un secondo, valutate la situazione. Lui adesso può fare Titan Nest. Abbastanza, ci vuole convinzione a fare Titan Nest adesso, ma non lo fa. Quindi è molto probabile che Valky God of Lies ci stia per lasciare. Tra l'altro non ha usato peso morto. Tutta la partita non usa peso morto, molto strano. Va bene, tengo entrambe. Se avessi un clock, countererei, ma senza clock. Amen. Ha pescato due. Scartato Titans. Ah, scartato Dead Weight, ecco perché se l'è tenuto in mano. Qui noi potremmo proporre un counter. Lui ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Però io ho Binding the All Gods dopo. Onestamente, a me il counter preferisco tenermelo. Lui può fare effettivamente Shard Typhon. Non lo fa, anche perché il suo piano è fare Shard Typhon il turno, lo stesso turno, con un cimitero più gonfio di così. Extinction Event? No. Rampante. Io vorrei più terra. Rampante, quindi metto tutte e due giù. Pesco un Emergent Ultimatum che non va per niente bene. La terra però arriva. 3 verdi, 4 verdi, sicuramente nero e sicuramente Binding the All Gods. Qui lui, se non aveva counter prima, Mystical Dispute non lo può fare, scusate, perché adesso
Questo non può essere counterato da Dispute con un mana solo open. Ripeto, una gara di concentrazione contro se stessi e questo Magic. Altro Titan Nest con un cimitero molto grande. Questa volta provo a counterare. Bene. Terra, io credo che Yorion sia abbastanza la carta giusta. Lui qui può decidere molte cose. Se intanto se ammazzarci Valky adesso per non farsi vedere la mano di nuovo, sarebbero 6 carte, quindi un'informazione importante. Adesso lui dovrebbe avere un altro Titan Nest per cercare la sua combo, tra virgolette combo. Allora, una terra va bene, la prendo però di tutti i colori. Gargaroth non mi piace. Omen è ok. Ma io quella preferisco ciclarmela. Allora, noi dobbiamo puntare in tutto e per tutto a farci dare il turno, perché abbiamo un altro turno in mano. Quindi, come facciamo a farci dare il turno? Facendo Vorinclex. Non serve. Allora, pensiamo, eh. Ah, come vi ho detto, qui noi per esiliare il cimitero una carta abbiamo, e una carta utilizzeremo. Poi le Dures, poi i Negate, senz'altro. E Eliminate è del tutto inutile, ma anche Heartless Act, anche le Vratte, quindi già questo è. Abbiamo visto il gioco con Planeswalker, quindi comunque Baitful Mastery la lasciamo. Però Polugranos lo vogliamo mettere perché chiude la partita in fretta. Ora Gargaroth, Gargaroth non è bello. Quindi lo leviamo in favore di due libri e dobbiamo riflettere su questa Heartless Act, che può esserci utile per levare i suoi Shark. Lui sicuramente giocherà Test of Talents, quindi secondo me in verità io uno split così e doppio coma lo metto, per non dipendere troppo da quel Emergent Ultimatum, per non dipendere troppo da quell'Emergent Ultimatum. Continuo tutte le partite che faccio, sento la mancanza di doppio Cling to Dust. Probabilmente addirittura uno main deck e uno inside poter giocare, ma così gioco uno split interessante di carte che comunque hanno escape. Con tutto che io penso che contro Rogue sia un bel matchup. Abbiamo un bel matchup.
Opponent sta pensando al suo futuro, probabilmente la sua mano non è soddisfacente. Beh, ragazzi, qui, ok, pensare, cioè, però stiamo facendo un video, opponent, dai. Vabbè, doppia dures, negate. Questa è una mano molto bella per la doppia dures, ma secondo me perdiamo in questa mano. Probabilmente questa mano al qualifier non la tengo. Oddio, sono stato aiutato, però. Beh, lui già ha peggio della nostra. Cioè non ha minimamente action, è solo una mano reattiva. Ho levato negate così la seconda dura e si entra. Però potremmo aspettare a giocarla. Siamo stati ovviamente molto molto fortunati a pescare le terre. Quando il Cultivator è una cartissima, mi dirai che quando il Cultivator, ecco, se c'è una cosa negativa è che viene counterata da Mystical Dispute a 1 mentre Cultivate a 3. Questo è, va detto. Vabbè, è una giocata per carità. Ok, il nostro Quandrix Cultivator non entrerà mai. Sapete che faccio? Blu, verde, ah, io qui devo prendere verde o blu. Comunque, la prendo blu, due verdi non ce l'ho mai. Va bene, prendo blu. Faccio questo. Perché comunque mi rampa lo stesso. E lui, secondo me, non lo countera. Infatti, bene. Transforming è la pescata che voleva fare. E pensa, scarta due carte che non sono dispute. Cimitero è pieno. Io voglio cercare la terra. Però non è così rilevante. No, non è così rilevante non fare terra. Quindi va bene aspettare qua. Qui che ha scartato? Aspect Nightmare. Ok. Qui può fare Titan Nest coperta. O Aspect Nightmare coperta. Comunque, Aspect Nightmare ci scarterà Negate. Noi dobbiamo andare a cercare le terre e poi facciamo Quandrix Cultivator e via. Così facendo, addirittura possiamo fare Quandrix Cultivator protetto, ma non credo che alla fine ce ne sarà così bisogno. Cioè, intendo dire che lui non countererà. Invece sì, va bene. Potevamo scegliere di fare Binding the Old Gods, eh? Sarebbe stata una scelta ok anche quella. Io volevo arrivare a un counter fondamentalmente. Posso ancora farlo per proteggere il mio investimento di 6 carte al cimitero? Non mi interessa. Ok, lui non può immaginare che io ho un altro negate, assolutamente. E io questo negate qui lo gioco. Polukranos entra, lui esilia il mio cimitero, qui al turno, eh? Come sapete questo mazzo gioca 4 turni se non sbaglio. Il suo cimitero è stracolmo.
Titan Nest è una carta molto buona. Adesso lui può fare tranquillamente Shard Typhoon con questo blu. Non ho capito come ha tappato il mana. C'è un mana flottante qua blu. Ce l'avevo a Shard Typhoon. Ok. Ma lui non sa che io ho Binding? Sì che lo sa. Come mai ha giocato così? Lui ha due carte in mano. Ma mi levo comunque sempre questa. Purtroppo non ha senso fare al contrario. Mi può bloccare, va bene. A mana infinito praticamente. Però due carte. Un altro Shard Typhoon. Ecco perché ha giocato Shard Typhoon prima. Ora una carta in mano. Da quella carta un po' dipende la nostra esistenza, eh? Un secondo ogni click. Due neri, tre verdi, va bene, se prendo questo va bene. Attacco. Un altro counter, incredibile. L'altra linea era fare Elspeth Nightmare e prendere in mano Yorion. Sono onesto con voi ragazzi, non pensavo di trovare oltre ai tre Disput che ho visto e il Negate l'altro counter su Professore Sonics. Non pensavo proprio. Comunque ho calcolato che se fosse stato un counter era come diciamo probabilità un negate, perché appunto ho visto usare, quindi questo Shark muore da Elspeth Nightmare. Questo chiaramente è molto forte. Allora, questo così, questo lo sai. Tu hai zero carte, io vado all'attacco, chiaramente. Il punto è che qualunque non creature pesca, noi siamo morti. Abbastanza sepolti anche, oltre che morti. Se pesco terra posso prendere in mano Yorion e rifarlo però, il che potrebbe significare qualcosa. Pensa un po', peso morto, va bene, proprio dobbiamo veramente pescare terra a questo punto. Io gli 1-1 glieli lascio pure. E invece no, pescato ultimatum che comunque proprio schifo non fa. Turno, Chiora, Evorinclex. Liana non c'è. Voglio prendere Tibalt.
il turno è così importante. Il turno è importante. Lui qui cosa mi dà in mano? Fossi lui, forse Chiora ridarei in mano. E va bene, va bene. Se non mi ridà Chiora lo ammazzo. No, non è vero che lo ammazzo. Sono sempre alla ricerca di quella terra stappata. Se fosse questa carta qui sarei contento. Ok. No. Niente turno. Beh, mi direi che questo un po' fa, eh? Che io poi gli rubo uno di questi. Tanto male non sono, insomma, tanto scontento non sono. Lui mette una terra lì, bisogna vedere se pesca non terra. Comunque blocchi non ne ha. Se fa un, lui fa due blocchi con una carta perché fa doppio tifone. Eccolo qua. Però fa due blocchi e poi ne fa altri. Male male. Perché stavo dicendo, uno glielo ammazzo, a parte gliene posso ammazzare pure due, e l'altro glielo rubo. E così non è, perché lui può fare un altri due blocchi. Mamma mia, ne può fare altri, eh? Sì, ha scartato un incantesimo e Titan Nest, ha altre carte. Tanto io adesso gli esilio il cimitero, troppo tardi. Non lo so, mi sento che in questa partita c'è qualcosa che non ho. Non ho ben giocato. Non ho ben giocato. Qui chiaramente non è più rubargli il blocco, gli robo. Gli rubo Shard Typhoon a Ronde Epifani. Con 2-7-7 abbiamo perso. Ok. Bella pescata di Oppo al top deck, non c'è dubbio, e sicuramente, ripeto, da parte mia non c'è stata un... Sto pensando che quel Binding the Old Gods che uccide Shark Typhoon, secondo me è giusto, cioè lì uccidere Titan Nest, secondo me c'è il turno di Professore Saonix che ha sbagliato. A quel punto conviene baitargli un'altra roba. Ok, si va a 5. Beh, sono contento che lui ci pensi così tanto, vuol dire che non ha una bellissima mano, ma la nostra fa è peggio. Sapete che in questi casi levare ultimatum non è proprio fantastico, eh? Possiamo non levare ultimatum? No. Leviamo ultimatum e leviamo Binding the Old Gods. A Wolfie Loven dovete sempre cercare di farlo sul nero, non sul verde per raddoppiare verde e fare doppio verde, non sul blu neanche, sul nero. Non la possiamo manco fare, non abbiamo due blu.
Mamma mia, che pescate. Vabbè. No. C'è un errore, chiaramente, perché devo fa almeno far finta di avere blu. Che non ho. Vabbè, qui. Poco da fare, molto five. Dovevo vincere quella prima. Dovevo vincere quella prima. L'ho pescato col telecomando una certa, ma quella prima andava vinta. Probabilmente Elspeth Nightmare il turno prima è giusto. Così da cercare di svuotare il cimitero il più presto possibile. Qui lui può fare già uno Shard Typhon. Eccolo. Ho pescato una delle poche carte utili in questo matchup. Cioè, anche in questa situazione, a dirla tutta. Tra l'altro, questa carta forse prima, se non ci avesse esiliato il cimitero, avremmo potuto pure farla funzionare. Lui non ha tanto mana di Titan Nest, però ha tanto mana di carte, cioè 5 mana. Sei e 8, 14. In caso pesco blu, eh. Professoressa Onyx, che direi pone abbastanza fine alla nostra avventura. Oddio, professoressa Onyx da 2, lui si è tenuto uno blu per dispute, l'ha fatto anche prima per dispute, quindi lui ha dispute 100%. Perché io non ho potuto fare... Hanno mana? Hanno mana nero forse. Questo continuo a non poterlo fare. Ci sono pochi modi con cui recuperare questa partita. Adesso ancora di meno. Ci sono troppi permanenti pericolosi in campo. Ho fatto il discorso di Binding Doll Gods, e poi mi sono ritrovato in questa situazione qua. Assolutamente non lo leverò. Erlibro è forte. Pesco adesso perché non ho fatto terra. Faccio terra. Tra l'altro, una terra pure bella. E invece questa è una terra che non voglio pescare. Anche se mi avrebbe dato il secondo blu che mi permetterebbe di giocare a Magic. Ma vabbè. Curate. Che bella carta. Adoro quella carta, lo sapete. Ormai la partita mi sta proprio sfuggendo di mano, piano piano. Anche perché è improbabile che lui non abbia dei counter. Oddio, come ha fatto a fare così velocemente tutto questo cimitero? Sapete che non ce l'ho presente. Va bene, Dures. Ciao. Possiamo provare a pescare il mana blu, ma ragazzi, non credo che ci sia molto da pescare. Ci rivedremo domani, ci riproveremo domani con altre partite. Tanto il deck ve l'ho spiegato. Intanto io continuo a testare se faccio delle modifiche in qualche modo. Chiaramente nella lista di domani le troverete modificate.
Arnold Epifani pone fine alla nostra esistenza. Ok, ci riproveremo domani sempre con un altro video di preparazione per il qualifier tra 2 settimane. Adesso assolutamente vorrei portare questo tipo di content perché il mio tempo è molto più limitato di prima e almeno prendo 2 piccioni in una fava, gioco su YouTube e intanto cerco di studiare per il qualifier. Detto questo, come al solito, grazie per aver guardato e ovviamente per la pazienza, e ci vediamo domani.